Ecco Fabio, in questo dobbiamo anche parlare negli aspetti più generali. Io parto diciamo dalla scorsa stagione. Ovviamente la squadra va allestita dal direttore sportivo, ma come spesso succede, su richiesta magari di molti giocatori da parte degli allenatori. Quindi riallacciandomi alla scorsa stagione, c'è da dire che la squadra era stata allestita per Ferrazzoli, che dopo un ottimo inizio di 5-6 partite, non ricordo precisamente quali, tutte vinte, ha iniziato un po' ad avere delle sconfitte e c'è stato il cambio. Contro Ise, diciamo, c'è stato... Scusami, un... sì, anche lì si è aspettato un po'. Forse un po' troppo. Sì. E, c'è stata quindi questo cambio di gestione e diciamo i risultati poi alla fine comunque non sono arrivati. L'anno scorso c'era la scusante di Troise che aveva ereditato una squadra non costruita per lui, però quest'anno ci siamo ritrovati con un blocco della squadra della scorsa stagione, quindi questo può indicare due cose a mio modo di vedere: o può indicare che la rosa fatta dal DS non è di qualità, perché per due anni consecutivi diciamo il blocco della squadra era quello e non si è riuscito a vincere, oppure ci sono dei demeriti, in questo caso sto parlando di due anni, quindi di due allenatori diversi, che con un blocco simile di giocatori non sono riusciti a vincere il campionato. Io vedo queste due chiavi di lettura differenti. C'è da dire che sicuramente si è passati dalla scorsa stagione da un allenatore esperto come Ferrazzoli ad un allenatore molto più giovane come Troise, che se non sbaglio era al primo anno di Serie D. Quindi, esatto, l'abbiamo detto. Sono scelte un po' particolari, cioè personalmente io avrei preferito magari una garanzia. Una persona di esperienza, dico al pari di Ferrazzoli, per invertire la rotta e cercare di portare già l'anno scorso il campionato a casa. Sì, io penso che secondo me la Cavese è mancata soprattutto nell'atteggiamento in alcune partite fondamentali, la caratteristica principale, come poco fa dicevamo del Casarano che è venuto qui a Cava un poco scarico, noi siamo stati scarichi nella partita contro il Martina Franca e la partita contro il Brindisi, soprattutto mi riferisco a quella di campionato. Lo spareggio, si potrebbero fare 100.000 riflessioni, perché una partita sì, è uno spareggio, quindi è una partita al di fuori del contesto della stagione regolare, però secondo me la pecca della Cavese di questa stagione è stata soprattutto l'atteggiamento nelle partite in cui contava di più, cioè in quelle partite secondo me non era fondamentale il gioco oppure fare possesso, ci voleva la concretezza e bisognava segnare e portare i punti a casa. Sì, la classica giocata di Banegas o comunque dei Mancini che giocano a piede invertito sulla fascia destra, e diciamo qui forse è mancata anche un po' di fortuna nell'impatto col pallone, perché l'ha impattato un po' di esterno e quindi non è riuscito a indirizzarlo nello specchio di porta. Sicuramente questi sono giocatori che in molte occasioni fanno la differenza, e come qualcuno giustamente diceva da casa, ci auguriamo che Banegas possa essere uno di quelli lì che può rimanere anche la prossima stagione. No, e poi volevo sottolineare diciamo l'aspetto delle palle inattive, che diciamo è sempre stato un aspetto curato alla perfezione da Troise, questo bisogna sottolinearlo, in quanto durante la stagione ci sono stati tanti gol o comunque tante occasioni da gol, sia su calci di punizione sia su calci d'angolo a favore. Però magari a Brindisi abbiamo patito questa situazione da palla inattiva passiva con i gol di Sirri. Sì, questo sì. Vabbè, in questo caso parlavo di calci di punizione e calci d'angolo a favore, poi a sfavore è un altro discorso. Diciamo volevo sottolineare questa attenzione che lo staff intero, quindi Troise e tutto lo staff, hanno impiegato per queste palle inattive a favore. E questo è stato diciamo un aspetto positivo, sicuramente è innegabile, perché ci sono stati tantissimi gol o comunque occasioni da gol che sono state procurate da palle inattive a favore. C'era il numero 10 sempre da assist di Bacio Terracino, è stato molto un ottimo passaggio da parte di Cuomo, che comunque serve Bacio Terracino, che si smarca ottimamente, vede poi l'inserimento di Bubas che calcia in porta con un po' di fortuna, perché c'è stata una deviazione, è riuscito a segnare. Diciamo che
qui è stata comunque una bella azione di questi tre calciatori, e un'azione corale. Quando si parla, diciamo, del gioco di una squadra, personalmente da tecnico io valuto questo. Sì, infatti, sì, vabbè, io, diciamo, faccio un discorso generico, con una rosa così ampia è normale che alcuni giocatori trovino meno spazio. E sicuramente Tumminelli è un elemento di qualità, non lo scopriamo noi e l'abbiamo visto in queste giocate. E non so se quella reazione era dovuta a un gesto di stizza nei confronti dell'allenatore, ma posso dire che comunque non giocare è comunque con una rosa così ampia e con la regola degli under in D è un po' una, non dico qualcosa che ci devi fare l'abitudine, ma comunque c'è questa possibilità di non giocare. Sicuramente Tumminelli è stato schierato molto meno rispetto ad altri giocatori, quindi anche io mi aspettavo magari in alcune partite di vederlo qualche minuto in più, però noi non conosciamo tutte le dinamiche che si susseguono durante la settimana di lavoro. Quindi, diciamo, voglio immaginare che il tecnico abbia deciso di premiare altri calciatori perché magari gli davano più garanzie. Beh, durante il discorso la settimana. Anche questo, anche lì. Sì, volevo fare una rapida domanda al mister. Buonasera, innanzitutto volevo chiederle, buonasera, se dal punto di vista di un tecnico, come giustamente diceva, del gruppo, ha trovato degli ottimi gruppi, se diciamo un allenatore che deve guidare uno di questi gruppi in Serie D, in un girone come quello H molto difficile, quali competenze o comunque quali caratteristiche secondo lei deve avere? Ma io, la prima caratteristica mia è quella di giocare a vincere ogni domenica e di giocarmela alla pari pur avendo delle squadre inferiori, perché sono 28 anni che alleno. Se parti con la mentalità di essere inferiore, di partire già con un pareggio, di andare a pareggiare, al 90% la perdi sempre. Allora, quindi, ma la devo giocare. Se sono fortunato poi e riesci a vincere qualche gara, incominci a far capire alla squadra, perché poi la vittoria porta grandissima autostima, fai capire che anche con pochissima qualità puoi far bene. Ed è quello che mi è successo per questi due anni. Fabio, sì, mi riallaccio a quello che diceva Angelo. Effettivamente la squadra ha fatto bene domenica e probabilmente converrebbe confermare quasi nella totalità la squadra. Magari ci può essere qualcuno che ha accusato la partita perché siamo a fine stagione, allora lì magari puoi fare un cambio perché qualcuno è più in difficoltà fisicamente, però il blocco della squadra probabilmente deve essere lo stesso. Quindi magari cercare anche di avere una densità maggiore a centrocampo. Potrebbe essere il 4-3-3 una buona scelta, proprio perché loro, avendo una difesa a 3, ci potrebbe essere una parità numerica tra i tre nostri attaccanti e i tre difensori avversari. Ovviamente sappiamo che noi abbiamo diciamo il reparto più forte, probabilmente l'attacco, visto che abbiamo tutti i giocatori over di qualità, e quindi lasciare questi duelli individuali all'avversario è un qualcosa di positivo per noi, in quanto mette molta difficoltà all'avversario a marcare il diretto giocatore.